Martedì della seconda settimana del tempo ordinario, il Vangelo di Marco ci illumina in questo percorso di conversione. Ricordati, il Signore Gesù, dopo che è stato annunciato da Giovanni il Battista, è stata indicata qual è la sua missione, l'annuncio, come lo faceva il Battista, e inizia a farlo il Signore, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, anzi, il regno dei cieli è arrivato già, ha messo la sua dimora tra noi. Nel giorno dell'Annunciazione, il giorno in cui la nostra carissima Madonnina è rimasta incinta del Signore, il Messia, ha messo la sua tenda tra di noi. Che fantastico! Mi fa tremare questo. Capitolo 2, Vangelo di Marco, versetti dal 23 al 28. Ascoltiamo. In quel tempo di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? E rispose loro: non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Parola del Signore. Ho detto prima che sta iniziando questa missione apostolica, questo farsi vedere che cosa è, che cosa significa avere il Messia, che cosa significa la salvezza. Però c'è bisogno di un cambio di mentalità, un cambio. I farisei che stanno sul compimento della legge, cioè ognuno risponde al suo lavoro, alla sua formazione, no? Ecco perché questi farisei che ci tengono tantissimo per il compimento della legge, anzi, l'abbiamo detto in altre occasioni, questi farisei sono riconosciuti per la società, sono onorati, rispettati dalla società e credente perché sono quelli che mettono in pratica la legge. E non mi stancherò mai di dirlo, ma il Signore dice: non è che stia male, cioè i parametri ci devono essere, ma quello che sta mancando è l'amore. Questa mancanza è la radice di questa legge. Ecco perché Gesù, il Messia, viene e porta un nuovo comandamento, che alla fine è il comandamento che è stato sciolto in tutta la parola, sciolto nel caso di che le dà sapore a tutta la parola, tutta la Bibbia, tutti i libri, tutta la tradizione, tutta la trasmissione della fede, tiene senso, tiene sapore se c'è l'amore di Dio dentro. E come questo amore è un amore di obbedienza. Mettiamolo perché è un condimento molto forte. Questo vuol dire che se la tua vita, la mia vita, il lavoro, lo studio, il mio ministero, il tuo ministero come laico, il tuo annuncio, la tua preghiera, il tuo mangiare, il tuo fare l'igiene personale, tutto tiene il condimento dell'amore, tutto sta santificato ed entri nel progetto di Dio. Tu puoi dire: sì, oggi mi sto facendo dalla doccia, oggi sto cucinando, in questo momento sto studiando perché così lo vuole Dio. Non solo lo permette, perché Dio pure permette la sofferenza e permette a noi di sbagliare, ci indica i parametri, ci dà gli orientamenti, ci soffia con lo spirito per evitare di sbagliare, però permette la nostra libertà. In questo permesso noi
entriamo con l'amore e possiamo santificare tutto. Così tu, prima di comprare qualcosa, anche fare le spese. Signore, tu vuoi, questo è per il bene della famiglia, il bene dell'altro, per il mio bene. Questo è buono per me o è superfluo? O questo è solo per riempire la mia vanità, la mia, come dice Papa Francesco, è il mio consumismo, in una epoca del consumismo. Ce l'ho, però lo voglio cambiare perché tutti lo fanno, o perché non ho l'ultimo modello, o perché sempre giustificando a volte con un desiderio piuttosto che qualcosa di prescindibile o necessario. Ecco perché. I farisei guardano, e che cosa stanno guardando? Nel pensiero di loro, gli apostoli non stanno raccogliendo per mangiare, stanno facendo una specie di raccolta, la raccolta del grano, come lo avrebbero fatto loro, cioè raccogliere il grano per guadagnare soldi. Vuol dire che loro stanno guardando con gli occhiali interni, cioè ognuno di noi vede secondo quello che la nostra visione interiore ci permette. Per esempio, per San Francesco, vedere un ladro, invece di vedere una, che ne so, una persona cattiva, vedeva un debole che ha, che vuole avere qualcosa con il poco sforzo, che è un bisognoso, lo cerca capire, non giustificare, ma sì capire. E così fa Dio con te e con me. Dio si avvicina a te, a me, cerca a capirci, perché noi scappiamo da una cosa e andiamo nell'altra, perché guardiamo da una forma diversa. Perciò tutta questa settimana, se ti ricordi, abbiamo sempre toccato qualcosa sullo sguardo. Dio ci invita a guardare la realtà di una forma diversa. I farisei stanno vedendo che questi raccolgono come per guadagnare soldi, cosa che non era permessa nel sabato, fare soldi, cioè nel giorno del Signore, fare soldi non si poteva fare. Però dice il Signore, ma voi ne siete accorti? Che qua, queste le stanno raccogliendo per dopo macinare, per mangiare. Cioè, come fece Davide, il re Davide, quando stavano questi 12 pani, che sono quelli che si mettono nel tempio, nel giorno del sabato, come offrenda, e avendo fame e non avendo niente da mangiare, mangiò quello che era sacro, cioè quello che era benedetto. Immagina, dimmi, a volte il Signore dice, ma a che? Io, mica io voglio le offerte, mica a me mi interessa mangiarmi un agnello arrostito. Dio non se lo mangia, mica Dio ha bisogno di mangiarsi del pane. E l'offrenda a te gradita, Signore, per la salvezza del mondo, è questa parte per i più bisognosi. Certo, apriamo una piccola parentesi, succede che i sommi sacerdoti avevano fatto anche un bel negozio, come l'ho spiegato un'altra volta, con tutte queste offrende che se le ritenevano e le vendevano. Ah, però erano sacre. Vedi? Secondo quello che lo fa, diventa sacro oppure o è corrotto, non è così, è in se stesso. Perciò la domanda che ci possiamo fare, il sabato è la nostra domenica. Tu perché vai a messa la domenica? Perché preghi? Per il compimento della legge? E se io uno schifoso, così te lo dico, un fariseo moderno di poca qualità spirituale, hai poche calorie spirituali, così te lo dico. Se tu vai a messa perché devi andare a messa la domenica, ti hanno detto che la domenica devi andare a messa, non hai capito assolutamente niente. E questo è uno schifo. Questa è la rovina della fede. Questo è buttare un dono così grandioso com'è l'amore di Dio alla spazzatura. Ecco perché un papà e una mamma che non capiscono niente vanno per il compimento, che cosa possono aspettare dai loro figli? Compimento, devi andare, devi fare il catechismo, devi,
Ma il devi non è dentro del linguaggio di Gesù. Gesù mai ha detto tu devi fare così, devi fare così. Anzi, quando trovi le persone che parlano con questo linguaggio, anche consacrati, vuol dire che non hanno capito l'amore di Dio. L'amore di Dio è, ti invito, vuoi camminare verso la vita eterna? Alimentati. Però con che alimento? Con i panini? Con una buona pasta? Con una buona... No, l'alimento per pellegrinare in questa vita è la parola, è l'Eucaristia. E per ricevere l'Eucaristia c'è bisogno anche di pulirsi. Per ascoltare meglio la parola c'è bisogno di pulirsi, cioè andare prima, mettersi in silenzio, chiedere perdono dei peccati, fare opere di carità. Tutto questo che porta a diventare graditi a Dio, cioè Signore, ti sono gradito. Perché? Perché tu hai fatto tante cose meravigliose nella mia vita, perché hai fatto tanto, tanto, tanto. Ecco, è Benedetto XVI nel numerale 42 della nostra enciclica, che stiamo già nei punti finali della Spe Salvi, nella speranza siamo stati salvati, parla un po' più filosofico sulla difficoltà nel XX secolo e nel precedente dell'ateismo e come questo ateismo ha colpito tanto alla società che le fa credere che la giustizia non viene da Dio, se no che la giustizia se la può dare l'uomo. E Benedetto dice, è il nome della morale che bisogna contestare a Dio. Perché in un mondo che si deve creare da sé la sua giustizia è un mondo senza speranza. Perché? Perché l'uomo in se stesso siamo ingiusti. Possiamo cercare di fare e di fare il bene quanto ne vogliamo, ma l'uomo è un ingiusto. La bilancia sempre la tiene rivolta per quello che gli piace di più. Ecco perché in una società che toglie Dio, la speranza in che cosa consiste? In che una persona sia trovata dopo tantissimi anni e le fanno la festa al sistema giudiziario, boh, io direi che il sistema non funziona. Se una persona che ha fatto del male può rimanere per tantissimi anni, tanto tempo, nascosta, relativamente nascosta, vuol dire che il sistema non funziona. Così che il sistema della giustizia, perché è costituita dall'uomo senza Dio, non può essere mai giusto. E se il mondo non trova la giustizia in Dio, non può sperare niente. Ecco perché cita Benedetto XVI a Horkheimer, che disse che rifiutando allo stesso tempo, disse a Dio, anche l'immagine del Dio buono e giusto. Cioè, rifiuta tutto quello che può sembrare un bene soprannaturale e parla della nostalgia del totalmente altro, come un Dio così lontano, così che non gli interessa la vita dell'uomo che lo ha abbandonato alla sua sorte. Non è vero, non è vero questo, perché esclude l'immagine del Dio che ama. Ecco perché la tua vita, la mia vita, è un canto alla beatitudine. Tu ti alzi, Signore, sono una bestia, sono un debole, sono un pigro, sono un giustiziere. Dammi il tuo spirito. Perciò dice il Salmo, non indurite il vostro cuore all'inizio della giornata. Signore, dammi questo spirito. Dammi perché possa discernere che cosa è il meglio per me e per quelli che sono accanto a me. Che bellissima la parola. La parola sempre ci tiene un sapore, qualcosa di fantastico. E volevo finire con questo perché il Salmo 110 ci dà una botta di speranza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore.
tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Guardate come c'è un fatto di vedere, di ricercare, di benedire, di ringraziare, è tutto il motore, quello che permette la coesione tra tutto è l'amore. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie, misericordioso, pietoso è il Signore, egli dà cibo a chi non le teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Non le teme, nel senso che non ha paura in questo caso. Mandò a liberare il suo popolo e stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome. La lode del Signore rimane per sempre. Lode a te, Signore, perché oggi mi doni. Ripeti con me, grazie, Signore. Oggi mi stai donando una nuova vita, non merito assolutamente niente, ma oggi mi stai donando la potenza, la grazia. Mi stai donando la forza, io un debole, io uno che non posso fare niente di buono, tu mi stai dando la grazia per sperare in te. Compito, qual è il nostro compito alla fine della nostra vita? È scoprire qual è la tua vocazione. A cosa il Signore ti sta chiamando in diversi tempi dell'età, con le difficoltà del fisico, con tutto quello che tu vuoi. Signore, portami in cielo e santifichiamo la domenica, non profaniamo la domenica, consacrarla, riprenderla, insegnarla, trasmetterla, goderla, perché tutto lode a Dio. Che bellissima la parola, buona giornata e come si dice qua, sa benedica. Ciao ciao, e se ti piace questo condividi il link e iscriviti al canale, attiva le notifiche perché credo che ci sono tante persone che hanno bisogno di una parola. Ciao ciao!